cosa vuol dire lavorare con il metodo autobiografico creativo? Il metodo autobiografico creativo è un metodo ideato per lo sviluppo e per il consolidamento della grande risorsa dell'intelligenza emotiva. Lavorare con il metodo autobiografico creativo significa intraprendere un viaggio interessante all'interno di se stessi, un viaggio che fa riflettere sulla propria capacità di riconoscere le emozioni, di portarle alla luce, di svelarne i lati interessanti e anche i lati meno interessanti, più oscuri, in stretto contatto con quella che è la propria personalità. Non solo, il metodo autobiografico creativo aiuta a mettere a confronto le proprie emozioni con quelle degli altri per crearne delle risorse nuove. È un viaggio appunto che ci porta ad esaminare le nostre emozioni e a riconoscerle per poterne trarre delle risorse utili in tutti i campi della vita, non solo della vita professionale, utili per la vita di relazione, per metterci in contatto con gli altri e per poter avere sempre nuovi e proficui rapporti interpersonali. È un metodo anche che ci porta a esaminare i lati meno conosciuti e meno esposti di noi stessi, talvolta i lati che ci piacciono di meno. In questo senso, la cosa che mi è piaciuta di più del metodo autobiografico creativo è il viaggio dell'eroe. Ognuno ha un eroe dentro se stesso, ha delle aspirazioni, dei desideri che vuole portare a compimento, ma molto spesso ci sono delle prove difficili da affrontare, ci sono degli antagonisti. Ci sono delle situazioni, delle persone, delle situazioni sociali che ci impediscono di realizzare quelle che sono le nostre aspirazioni. E per questo noi dobbiamo affrontare delle prove. Il metodo autobiografico creativo pesca nella simbologia e negli archetipi che sono i più antichi e i più profondi di tutta l'umanità e di tutte le tradizioni. Raccontare e raccontarsi. Raccontarsi con metodi diversi, utilizzando tutti gli strumenti della creatività, dall'arte, dalla grafica, alla narrazione, alla scrittura creativa, alla drammatizzazione, in un'ottica di svelamento di quelli che sono gli aspetti del proprio sé e gli aspetti del proprio sé in relazione agli altri. Le proprie emozioni vengono piano piano alla luce, si fanno riconoscere, si fanno accettare per quelle che sono, in un processo che è profondamente trasformativo e che serve per riportarci nella relazione corretta con noi stessi e con tutto quello che ci circonda, per ottenere dei migliori risultati non solo nella vita relazionale, ma anche sociale, nella vita di tutti i giorni, nelle professioni di aiuto, nell'ambito dell'arte terapia, cioè quello che stiamo sviluppando da questi anni, e soprattutto per trovare una nuova autenticità. Quali sono gli ambiti in cui il metodo autobiografico creativo può essere utilizzato con successo? Beh, sono molti. Si va dall'ambito pedagogico ed educativo, nelle scuole, si può applicare nei contesti nelle professioni di aiuto, si può applicare nei gruppi di ricerca personale dove si vuole approfondire l'aspetto più interiore e più interessante del proprio carattere, delle proprie aspirazioni, delle proprie capacità. L'intelligenza emotiva va aiutata e va incrementata con queste procedure che sembrano molto semplici, sono giocose, sono divertenti, aiutano a socializzare, però sono degli strumenti che vanno a scavare profondamente dentro se stessi. Io lo suggerisco questo metodo proprio per chi vuole fare un viaggio di riscoperta e un viaggio di un vero viaggio dell'eroe, il viaggio che porta dentro se stessi, che però attraverso un processo trasformativo torna di ricostruirsi, di ritrovarsi completa, di scoprire le sue risorse e di poterle veramente mettere a frutto nella vita relazionale, comunicativa. Apprezziamo questo momento, con questo meraviglioso tramonto alle spalle, e inseriamolo nel meraviglioso mondo delle nostre emozioni come un quadro da utilizzare nel metodo autobiografico creativo per dare veramente spazio alle nostre emozioni.